L'Assemblea Capitolina ha approvato una mozione che impegna il sindaco di Roma Virginia Raggi a intervenire presso il Ministero dell'Interno e la Prefettura affinché sia predisposto lo sgombero immediato dell'edificio di Via Napoleone III illegalmente occupato da Casa Pound. La mozione ha avuto il via libera con 30 voti favorevoli del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle. L'atto prevede anche di proseguire il percorso di permuta dell'immobile finalizzato alla sua riqualificazione. Si allunga la lista dei casi di meningite a Roma. L'ultimo è quello di un 16enne ricoverato al Policlinico Gemelli in condizioni non critiche. Il ministro della Salute Giulia Grillo si è detta preoccupata. La meningite può non essere mortale, ma si tratta di una patologia contagiosa e ci sono stati già due casi. 15 giorni fa uno studente di un istituto alberghiero era morto dopo il ricovero al Policlinico Umberto I. Invito giovani e minori a vaccinarsi, anche se non è obbligatorio, ha aggiunto Grillo. Detenuti al lavoro sulle strade di Roma. Nel quartiere di Torre Spaccata, in 24 questa mattina, sono stati impegnati in lavori di manutenzione, dal rifacimento della segnaletica orizzontale alla pulizia delle caditoie, fino alla sistemazione di sedi stradali. A supportarli personale di Autostrade per l'Italia, con cui il Campidoglio ha firmato un protocollo. I detenuti sono molto bravi, ha detto il sindaco di Roma Virginia Raggi. Grazie a questa attività imparano un mestiere che quando ritorneranno in società li aiuterà a non perdersi di nuovo. Se non avremo risposte sulla ricostruzione, tutti i sindaci del cratere rimetteranno il mandato. È l'appello lanciato dal sindaco di Amatrice Filippo Palombini, che ha chiamato a raccolta i sindaci nelle zone terremotate. Non è un problema di vuoto normativo perché le leggi ci sono, ha spiegato Palombini, ma mancano i decreti per renderle operative. Palombini ha quindi suggerito ai commissari di passare meno tempo in ufficio e più sui territori per comprendere le ansie di questa comunità.